Questa notte il governo ha emanato un nuovo provvedimento con misure più restrittive per il nostro territorio. Io mi rendo conto che questa situazione crea della confusione e della preoccupazione. Allora mi sento di trasmettere questo messaggio, senza esagerare negli allarmismi, ma sapendo che tutti dobbiamo sentirci comunità e grazie anche ai nostri comportamenti diventano importante la riuscita del provvedimento stesso. Qui c'è una situazione che è quella di ridurre il più possibile la contaminazione e il contagio dell'epidemia Covid-19. Fortunatamente è un virus non molto potente, ma è veloce nella sua contaminazione. Questo provvedimento ha un obiettivo importante, è quello di evitare che le strutture sanitarie entrino in collasso, perché se sono troppe le persone, il rischio è che non ci siano le strutture adeguatamente ampie per ospitare tutti i pazienti. E allora ecco, in questo contesto mi sento anche di spendere due parole di ringraziamento e di affetto verso tutti quei medici, quegli infermieri, tutti quegli operatori sanitari, dirigenti sanitari che in questa situazione stanno facendo un lavoro straordinario, con grande professionalità, con grande umanità, senza se e senza ma, mettendo molte volte il cuore oltre l'ostacolo, avendo la capacità anche di riorganizzare la struttura per dare risposte adeguate a quelle che sono le esigenze anche giornaliere. E allora ecco, se pensiamo a queste cose, cerchiamo tutti di essere collaborativi, di essere comunità e di affrontare la situazione con senso di responsabilità. In questi momenti questa è la risposta migliore, sapendo che qui c'è una struttura che è operativa. In questo momento sono al COC, dove stiamo monitorando e stiamo organizzando tutte le nostre attività per dare risposte a tutti, anche a quelle persone che magari sono sole, che non hanno persone che possono aiutarli. Anche nei confronti di queste noi ci siamo organizzati e ci sono persone straordinarie, volontari, che li seguiranno e li aiuteranno. E allora ecco, sentiamoci comunità, non facciamoci spaventare da questa situazione, senza allarmarci troppo, ma con senso di responsabilità, cercando di seguire quelle che sono le indicazioni che arrivano.